Adele D'Aronzo, noi siamo qui con te a Trieste per presentare un CD che è un CD dove tu sei la protagonista sostanzialmente, perché hai registrato tutta una serie di brani che sono brani di musica d'oggi. Quindi una decisione, diciamo, importante di fare un CD di questo genere con tutti i compositori viventi. Sì, esatto. Sì, diciamo che l'idea nasce da un progetto che stavo portando avanti negli ultimi anni, riguardante appunto la registrazione su CD di alcune composizioni pianistiche, tutte scritte per me e dedicate a me, appunto da questo il titolo semplice Dediche. E i compositori che coinvolti nel progetto sono Fabrizio De Rossi Re, Umberto Bombardelli, Paolo Longo, Gilberto Bosco, Stefano Procaccioli, Giorgio Colombo Taccani e Giuseppe Colardo. Sono tutti compositori a cui sono particolarmente legata, con i quali collaboro da più di un decennio e quindi in realtà da quando mi sono avvicinata attivamente alla musica contemporanea e parecchi di loro ho anche eseguito altre composizioni, non solo queste del CD, anche con altri strumenti, non solo pianistici. Si tratta quindi di una scelta di Sì, brani, una scelta che hai fatto tu perché hai scelto proprio questi brani e non altri che magari, insomma, hai suonato in questi anni. ma appunto, sì, infatti ho anche altri, ma in realtà appunto l'idea nasce proprio quella di registrare i brani dedicati a me. Questa era l'idea, proprio che fossero scritti per me, perché ne ho suonati anche altri, però che magari scritti per l'occasione, oppure magari per il concorso, per la Goldfall Score, per la rassegna risuonanze e altro. Ma questi sono stati scritti proprio per le mie mani, ecco, quindi da qui è nata l'idea. Allora, ci racconti un po' come li hai sistemati? Iniziamo con un Fire Dancing, Das Ninnerstwo di Fabrizio De Rossi Re e finiamo con Sei studi per pianoforte di Giuseppe Colardo. Quindi compositori sostanzialmente afferenti, appartenenti all'area italiana. Sì, certo, tutti italiani, tutti viventi e tutte persone appunto con le quali collaboro. Sì, Fire Dance che mi piaceva metterlo all'inizio perché è un pezzo, già come si capisce dal titolo, Danza del Fuoco, molto di effetto, molto virtuosistico e a cui sono particolarmente legata, ho eseguito spesso anche insomma, in Italia. Ed è un brano ispirato ad una danza bulgara e un omaggio a Bartok. Se continuiamo questo tuo Sì. Ad percorso, c'è un brano ad unum di uno. Umberto Bombardelli. Esatto, è un brano che mi ha scritto il caro Umberto nel 2018 e tra l'altro è un brano che ho eseguito in prima assoluta proprio qui a Trieste lo scorso settembre. E poi ci sono alcuni brani di Paolo Longo, a cui ti lega Esatto. anche una profonda amicizia e non Certo. solo, e che appunto lui ha dedicato a te. Ci Sì. sono due ritratti, Esatto. e ci spieghi un po' questi ritratti, cosa sono? Come no? Questi portrait hanno appunto le sigle CAD, che sta per Claude Achille Debussy, e BB, che sta per Béla Bartók. Appunto sono gli autori a cui si è ispirato il compositore. Poi c'è un ostinato di Gimberto Bosco. Gimberto Bosco è un compositore che io non conosco. Dai, è un compositore che amo molto, un tipo di scrittura molto classica potrei dire, ma questo pezzo è un bellissimo pezzo, molto suggestivo, scritto anche questo nel 2018. E dunque, se continuiamo, c'è un brano di Stefano Procaccioli Esatto. che è stato maestro di molti di noi, abbiamo Certo. verificato. Ecco, e questo prelude sesto, che tipo di brano è? Anche questo è abbastanza classico, diciamo, come ho scelto comunque pezzi, tra virgolette, abbastanza pianistici, non troppo con degli effetti particolari. E questo è un brano che anche è scritto nel 2012, che è eseguito varie volte. Stefano è un caro amico e tra l'altro è uno dei primi compositori che mi hanno introdotto proprio in questo magnifico mondo della contemporanea, che per me.
Certo, probabilmente derivando dal pianoforte era una cosa che ti era forse un po' più lontana rispetto ad altri musicisti che si ritrovano comunque immersi. Allora, se continuiamo, c'è un brano di Giorgio Colombo Taccani, diciamo anche lui insegnante, compositore italiano, e si concludono con sei studi per pianoforte di Giuseppe Colardo, che credo di aver sentito perché li avevate presentati a Risuonanze. Esatto, sì. Infatti sono, in realtà ho cominciato a scriverli, è il primo libro di studio, un progetto che poi andrà avanti, questo è il primo libro di sei studi che ha cominciato nel 2009 e terminato nel 2014, scritti sempre appunto per me. E sono studi molto interessanti, ogni brano è caratterizzato da un peculiare problema tecnico come ottave, abbellimenti, ad eccezione del sesto che si presenta come uno studio da concerto, quindi anche di proporzioni maggiori, è abbastanza trascendentale, vorrei dire. Allora, questo CD è un CD, diciamo, legato anche a Trieste, legato anche al Teatro Verdi, Sì. Esatto, perché è stato registrato al Ridotto. esatto. Infatti un ringraziamento va al Teatro Verdi di Trieste, alla sua direzione artistica che mi ha permesso di poter effettuare le registrazioni in questa magnifica sala del Ridotto de Sabata e tra l'altro con lo splendido Fazioli Gran Coda, quindi un lusso per noi pianisti, assolutamente. Ecco, il Teatro Verdi è anche un teatro dove tu sei in realtà di casa Sì. ormai già da parecchi Sì. anni. Dunque, come pianista, tu ovviamente hai studiato tutto il grande repertorio pianistico e adesso lavori qui al Teatro Triestino. Come mai hai incontrato la musica contemporanea? Perché hai iniziato ad interessarti? Ma in realtà è stato un caso perché conoscendo Paolo Longo, che è il mio compagno e compositore, lui in realtà doveva presentare un brano ad un concorso che tra l'altro poi ha vinto un concorso e mi ha chiesto il favore di registrarlo perché doveva inviare la registrazione. E quindi in realtà quella è stata la prima volta che ho messo le mani su un brano contemporaneo, diciamo, di un certo spessore, e questo sì, 12 anni fa almeno. E poi sei diventata una grande amica di Sì, Risuonanze e sì. diciamo di questo progetto che raccoglie ogni anno numerosissime Sì. adesioni, soprattutto nella Call for Score, e che ogni anno ti vede coinvolta in uno dei concerti o da sola oppure assieme a qualcun altro, che sia voce, che sia strumentista. Certo, sì, negli ultimi anni soprattutto ho questa collaborazione con Akiko Kozato, mezzo soprano, e quindi appunto scrivono dei brani per noi e poi eseguiamo dei brani dei vincitori della Call for Score, quindi ci capitano partiture da tutto il mondo, veramente dall'Uzbekistan, non so, alla Corea, all'America, è molto, molto bello, molto interessante vedere tipi di scrittura così diversi, ma Diversi. sì. E dunque, questo CD è stato edito dalla Ema Vinci, che negli ultimi tempi è estremamente attiva nel presentare Sì. tutta una serie di progettualità. Infatti mi interessava questo, hanno un vasto catalogo di musica contemporanea, poi nella persona di Giuseppe, di questa Ema Vinci, Giuseppe Scali è una persona Il splendida, motore. assolutamente, poi comunque con dei collaboratori veramente di livello. E quindi così ho deciso di fare questo CD sia in forma fisica che disponibile anche online. Quindi si trova online su tutte le piattaforme importanti. È Questo CD è il tuo primo il mio CD. primo CD di recita al pianistico, sì. Infatti spero di poterlo. Purtroppo ho avuto la sfortuna di uscire poco prima del lockdown, quindi adesso è tutto un po' rimandato, ma spero di poter fare a breve una presentazione, quindi concerto. Ecco, e ci sono degli altri CD all'orizzonte? C'è qualcosa all'orizzonte, ma ancora appunto da pensare, sì.
Adele D'Aronzo, noi ti ringraziamo molto per questa Grazie a chiacchierata, per te, averci grazie mille. raccontato questo disco Dediche, e ti auguriamo ovviamente l'inizio di un lungo ciclo. Grazie mille.